Ciao a tutti ragazzi, io sono Mindforce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo su Fall Guys, che è stato il mio secondo video sul canale se non sbaglio. Quindi è un po' un ritorno ai vecchi tempi e quindi iniziamo subito. Allora io direi di fare spettacolo stile da stadio. Sì, proviamo. Mi era mancato questo gioco. Fino ad ora in Fall Guys ho fatto solo due vittorie, quindi speriamo magari di farne una terza. Circuito ad alta velocità. Muoviti attraverso gli ostacoli e completa due giri del percorso. Ah. Dove sono io? Ah, eccomi qua. Vai. Ok, questi cerchi ci danno lo sprint. Ovviamente vengo attaccato da un martello. Dai, veloci raga. Veloci. Prendiamo gli sprint. Cos'è? Ok, uno. L'altro l'ho saltato, perfetto, perfetto. Riesco ad entrare qui? No, ovviamente do una testata al cerchio. Vai. Sì, vabbè. No, raga, veramente mi sto bloccando per questa cosa? Vai, 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 vai. Vaffa. Gli altri giocatori non mi fanno vedere nulla. Vai. Sì. Sprint, vai, cazzo. Ok, ok, ok. Dai, penso di stare in una buona posizione. Oh! Ma non c'erano prima quelle porte? O forse non me ne sono accorto? Aia, ma perché sono andato contro il martello? No, raga, qua perdo. Raga, qua perdo. No, ma me lo merito perché non sto attento. Sì, vabbè. Vai, vai, cazzo. Vai. Sì. Oddio, pensavo di perdere. Sarebbe stata una bruttissima partenza. Quindi se ne vanno un bel po' di persone, rimaniamo in 25. La finale parte quando siamo circa 10 persone. Una decina comunque. Ora chi arriva? Il rotatore. Evita gli ostacoli e cerca di non cadere nella melma. Aia. Sarà difficile. C'è anche un ventilatore gigante. Sarà il nostro acerrimo nemico. Vai. Salta. Vai. Vaffanculo. Ovviamente vengo preso. No. Ok, ok. In qualche modo ce la sto facendo. Ma quanto è durato? 10 secondi questo round. Va bene. Ok. L'importante è che ce l'abbiamo fatta. Prossimo gioco. Pesta rimbalzante, rimbalza tra i cerchi per segnare i punti. Ok, non dovrebbe essere molto difficile. Da dove spuntano i cerchi? Ah, eccoli. Forse quelli dorati valgono di più? Cerchiamo di prendere questi qui. No, raga. Sì, uno preso. Quello blu vale un punto, quello dorato due punti, ok. Raga, no raga. No. Prendiamo questo, sì. 7 punti su 15. Stanno due cerchi consecutivi. Cerchiamo di prenderli. Ok, 9. Quello dorato. Vai. Ok. 12. No. Oddio, stavo per cadere. Quattordici. E 15. Sono arrivato secondo. Ottimo, raga. È un gioco abbastanza facile questo. In realtà qui il problema sono gli altri giocatori che ti possono spingere e dunque ti ostacolano. Oh, finito. Vediamo quanti ne siamo rimasti. Da 17... siamo in 10, quindi ora penso che partirà direttamente il round finale. Dimmi che è qualcosa di non troppo complicato. Sfera bollente. Oddio, questo l'ho giocato. Raccogli le sfere bollenti e lanciale per buttare giù gli altri fagioli. Tutto questo mentre il terreno cade. Oh, oddio. Ah, no, aiuto, aiuto.
Eccone uno. Di là. Qualcuno è stato lanciato in aria. No, raga. Madonna, stavo per cadere. Ecco. Aia. Aia. Aiuto. Porca vacca, raga. Sto avendo un culo. Ho sbalzato qualcuno in aria. È caduto giù. Che ho fatto? Madonna, sono pazzo. Aiuto. L'ho lanciato in aria. Non è morto. Raga, lo posso spingere? No, aiuto. Non l'ho fatto cadere per poco. Ok, un altro è caduto. Siamo rimasti in tre. No, non è esploso per poco. No, raga, porca puttana. Per sconfiggere a quello sono caduto io e ho aiutato a lui. Cazzarola. Che palle! Io aiuto la gente a vincere. Va bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.